Rifiuti, erbacce, resti di un motorino dato alle fiamme e vicini da incubo. Protestano i residenti delle palazzine Padre Pio di Monte Vescovado a Nocera Inferiore che attendono da tempo interventi concreti sui numerosi disagi che vivono. Famiglie che si sentono abbandonate, in balia anche di incivili che rendono la vita degli altri condomini un vero e proprio incubo tra feci sparse per l'atrio e sacchetti di rifiuti rovesciati. Tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. Qualcuno qua dentro che la capa non sta buona, che si ricoverasse un po' come i comi, o una femmina o un mascolo. Fanno sti cacche che sono sporcolori e pigliano che in mano e mettono un pezzo di capa vicino al muro. Poi nell'ascensore, ma avete visto stesso voi per terra. Allora dico io, no, l'ASL, perché ebbene ne avresti sti cose che fanno? Allora, questo che proprio mi è arrivato proprio un colmo. Voi non state buoni con la capa. È bullismo questo. Un minestrone. L'ascensore è piena. Avete mai denunciato, avete fatto segnalare? No, nessuno se ne importa di niente, di nessuna parte. Che facciamo per cima? Rumaremmo sempre a terra, rumaremmo. Chiamavamo l'impresa di polizia, vanno, e non pagano. Vanno qualcuno e se ne va. Schifezzo tutti i giorni. Scremento, spazzatura, olio, frutta fracida, tutto peggio o peggio, tutto in ascensore e sotto per tu. E mi ringrazio a te che non ci mettono pure a fare la porta. A passare, mezzi scalinati, gli scrementi e tutte le maniere. Ora, un signore piava che è lui, e fu stomaco. Sabato scorso, in ascensore, e è lui. Ogni volta che io vengo è sempre una cosa da fatiscente proprio. Quando sono venuto la prima volta, che i palazzi erano nuovi, erano bellissimi i palazzi, tutta gente tranquilla, poi all'improvviso sono arrivate persone che non meritano di abitare nelle case, secondo me neanche nelle favelas meritano. Secondo me c'è da individuare queste persone e farle andare via. Una sera, erano verso le 8, vedemmo un fumo e una puzza terribile, e vedemmo che qui sotto avevano acceso, c'erano dei motorini, tutto, i pompieri che arrivarono, comunque avevamo una paura enorme, perché poi se era lì, sinceramente ci sono i tubi del gas, se era il lato del gas, eravamo morti tutti quanti, insomma. Non si può, una volta la cacca, una volta incendi, una volta i litigi fino ai 4-5 mattina, che bosco, San Luca, se può, non si può dormire. Bisogna prendere un provvedimento che si finisce tutto, perché ci sono bambini, persone anziane, mio padre che è al quinto piano, che è anziano, non respira con l'asma e non può uscire perché... Si chiudono l'ascensore, ma chiudono tutte cose, mio padre non scende proprio più a cosa. Da prendere, li diventi per pulire l'ascensore, perché io sono in cuore, di come devi fare a salire.